Abbiamo fatto gol, abbiamo sfiorato il gol un paio di volte, abbiamo avuto negli ultimi 20 minuti un rendimento sconnesso, cioè di una squadra che si è indietreggiata in maniera timorosa. E dopo subito il gol dell'1-1 abbiamo fatto 5-6 minuti e abbiamo avuto tre occasioni di rete. No, questo non è un problema tattico, neanche di lavoro, neanche di condizioni. In questo momento qui è un problema esclusivamente di testa, dove i giocatori, secondo il mio punto di vista, non hanno ancora recepito un mio messaggio, quindi io sono l'artefice di tutte queste difficoltà e io devo toglierle ai giocatori. Io sono una persona che non accampa mai scuse, non ho mai alibi, non mi interessa. In questo momento stiamo toccando il fondo, abbiamo fatto una partita, secondo me, come se ne vedono tante in Serie C, senza capo né coda. Mi aspettavo di più, mi aspettavo molto di più, soprattutto dopo il vantaggio, perché eravamo in discesa. E invece questo non è successo, quindi evidentemente ci portiamo dietro delle lacune sulle quali noi non siamo riusciti ancora a lavorare. La situazione nostra è delicata, la sapete tutti, la sappiamo anche noi. Ricevere gli applausi significa che forse anche il pubblico ha capito che lo spirito c'è stato e quello serve in queste situazioni per provare a uscirne. Però noi dobbiamo cercare un episodio e l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato, più di quello credo che non avremmo potuto fare. Non posso venire a Teramo a palleggiare e a provare a fare due o tre gol. Siamo stati chiusi il primo tempo, l'avevamo provata così, siamo andati sotto per una comunque sia disattenzione nostra, perché una palla veloce battuta così, dopo che l'avevamo gridata da tutta la panchina, ci abbiamo preso gol, però lo spirito c'è stato, a me interessava quello. Il gol sinceramente no, non mi interessa niente. Quello che mi riguardava stasera era quello di vincere e ancora per l'ennesima volta non ci siamo riusciti. C'è veramente tanta delusione. Dipende da noi, ci dobbiamo mettere più cattiveria, più voglia di portare a casa i risultati, è questo che ci manca.